Ciao amici di extremeworld.com, sono Ivan. Adesso vediamo lo SteelSeries Rival collegato ovviamente al computer per quanto riguarda la retroilluminazione LED. Abbiamo due zone, come potete vedere dal video, di illuminazione differente, lo scroll e il logo sul dorso. Cambieremo gli effetti di colore solo sul logo e sul dorso per semplicità. Abbiamo tre modalità sostanzialmente di retroilluminazione, quella che possiamo definire costante, che è quella che state osservando, la modalità respiro, che è questa, come potete osservare, è una pulsazione molto lenta, e la modalità color shift, che è interessante perché è impostabile su quattro diversi set, diciamo, di colori prestabiliti. Quindi questa qua è la prima, facciamola girare un pochettino, cambia sostanzialmente la colorazione facendo più o meno tutto lo spettro dei colori. Quindi si passa da un rosso tendente al viola, al giallo, per l'azzurro e tornare di nuovo al viola. Diciamo che non copre completamente tutti i colori, ma si avvicina. Facciamo girare ancora un attimino per vedere. Ok. Abbiamo poi uno spettro sempre di colori, ma tendente più ai colori caldi, quindi arancione, rosso che tende ad arancione, giallo, eccolo qui. E un altro set che invece ha dei colori più freddi, quindi dall'azzurro al viola, sempre con la stessa modalità precedente, quindi col cambio lento dei colori nel tempo. Però esiste anche una quarta e ultima modalità che alterna sia la colorazione, sostanzialmente di colore rosso, giallo, verde, azzurro, blu e viola, ma cioè, intraponendo dei momenti bui, diciamo. Eccolo qui. Potete vedere il LED ha un dimmer alla fine del quale si spegne e poi cambia colore per riaccendersi. Qua cambia, diciamo, tutti i colori principali. Ovviamente la colorazione in modalità costante respiro è definibile tramite tavolozza di colori RGB, e quindi possiamo selezionare un colore qualunque tra 16,8 milioni di colori. E ovviamente è possibile disabilitare completamente il LED, come potete vedere. Per quanto riguarda ovviamente queste modifiche è possibile impostarle sia sul dorso, sul logo sul dorso, che sullo scroll per ogni profilo. Per quanto riguarda la retroilluminazione dello SteelSeries Rival, l'abbiamo concluso. Continuate a seguirci, soprattutto per tutto lo staff.